Un saluto a tutti, sono il professor Roberto Galatolo e presiedo il corso di laurea triennale e magistrale in ingegneria aerospaziale. Partiamo dalla descrizione del corso di laurea triennale. Ecco, diciamo che l'obiettivo principale è quello di formare, come è scritto nel nostro regolamento didattico del corso, un laureato dotato di una solida preparazione nelle discipline di base e in quelle a contenuto aerospaziale. Quindi le discipline di base sono per noi fondamentali per il proseguimento degli studi. Lo vediamo anche dal piano di studi, dal primo anno, soltanto due esami, due insegnamenti, chimica e materiale, sono semestrali, gli altri, analisi, geometria, fisica e il disegno tecnico-industriale, sono tutti esami annuali. E quindi questo è per dare tempo allo studente di digerire, assimilare i contenuti di questi corsi che poi sono fondamentali per il proseguimento degli studi. Al secondo anno abbiamo un corso che è quello di impianti aeronautici, che è caratterizzante, è il primo che si vede, diciamo, con contenuti aeronautici, che è stato strutturato contenendo al suo interno anche un laboratorio. Quindi l'introduzione dei laboratori dà modo, diciamo, è una novità dal prossimo anno, di inserire, diciamo, delle parti da svolgersi in aula informatica per l'elaborazione di codici che possano essere utilizzati per la risoluzione di problemi legati agli impianti aeronautici. Ci sono ancora corsi di base che completano la preparazione, analisi matematica 2, fisica 2, sono entrambi corsi annuali, e meccanica razionale che ugualmente completa la preparazione di base. Al terzo anno vediamo materie più caratterizzanti come la fluidodinamica, i motori per aeromobili, anch'esso dotato di un laboratorio dal prossimo anno. La tecnologia delle costruzioni aeronautiche che riguarda la parte strutturale dei velivoli e altri corsi come scienza delle costruzioni seguono degli esami a scelta sia nel secondo anno che al terzo anno che completano, diciamo, i 12 crediti che sono dedicati agli esami a scelta. Questi esami a scelta, ecco, sono progettazione di strutture aerospaziali 1, teoria dei segnali, metodi numerici per l'ingegneria. Ecco, naturalmente le materie caratterizzanti danno una preparazione un po' generale sulle cose fondamentali da sapere nel campo dei velivoli, quindi gli impianti, la fluidodinamica applicata non solo tra l'altro ai velivoli, ma anche ad altre applicazioni terrestri, il campo della nautica, il campo automotive, i motori per gli aeromobili. La tecnologia, la parte strutturale completa, diciamo, le conoscenze che un laureato triennale in ingegneria aerospaziale deve avere su questi argomenti. Ecco, volevo sottolineare l'andamento delle immatricolazioni al corso di laurea triennale, che come si vede dal 2014 ha avuto un incremento continuo e da quei 120-140 matricole ha superato le 300. Quindi questa è una cosa che sicuramente ci fa piacere perché vuol dire che il gradimento del corso di laurea è andato via via aumentando negli anni e naturalmente pone anche dei problemi per quanto riguarda le risorse che dovrebbero essere adeguate al numero di studenti. Ecco, passando al corso di laurea magistrale, il biennio quindi successivo, a questo biennio si può accedere avendo la laurea in ingegneria aerospaziale ottenuta nel nostro Ateneo o in altri Atenei, italiani. È strutturato in due curricula, un curriculum aeronautico e un curriculum spaziale. Il curriculum spaziale è erogato interamente in lingua inglese, infatti partecipano anche studenti stranieri facendo domanda con un bando e questi due curricula al primo anno hanno a comune alcuni insegnamenti,
che sono formativi e generali per l'ingegneria aerospaziale, e ce ne sono poi invece di altri specifici, cosiddetti corsi di curriculum per la parte aeronautica e per la parte spaziale. Da quest'anno abbiamo introdotto anche ulteriori esami a scelta nel curriculum spaziale, che sono rivolti, diciamo, alla parte di trasmissione dei segnali, Remote Sensing for Earth Observation e Space Communication Systems, e quindi diciamo che insieme ai corsi riguardanti la propulsione elettrica completano, diciamo, il quadro degli esami a scelta per la parte spaziale. Il curriculum aeronautico invece gli esami a scelta ce l'ha al secondo anno. Quindi nel secondo anno abbiamo una completa separazione delle materie tra il curriculum aeronautico e il curriculum spaziale, e in particolare il curriculum aeronautico è suddiviso in due orientamenti: uno legato alle strutture e agli impianti e un altro all'aerodinamica e alla meccanica del volo. Quindi entrambi questi orientamenti hanno dei corsi obbligatori per l'orientamento stesso nelle materie specifiche e degli esami a scelta dedicati. Naturalmente del paniere degli esami a scelta dovranno essere presi soltanto due per completare i 12 crediti legati all'esame a scelta. Ecco, i laureati in ingegneria aerospaziale, laureati magistrali. Intanto i laureati triennali, bisogna dire che non c'è una richiesta da parte dell'industria aeronautica per un laureato triennale in ingegneria aerospaziale, per cui il nostro corso è essenzialmente triennale e metodologico ed è volto alla preparazione della continuazione degli studi. I laureati magistrali invece trovano facilmente impiego non solo nell'industria aerospaziale nazionale e internazionale, ma anche nei campi dell'industria meccanica, automobilistica, nautica, per cui i nostri laureati, le statistiche ci dicono che a pochi mesi dalla laurea chi cerca un impiego lo trova con altissime percentuali. Bene, questo è quanto dovevo dirvi, spero di vedervi tutti di persona e magari per la cerimonia del saluto alle matricole. Arrivederci, a presto.